Ah, c'era lo squalo. Mi sono cacato. Ma ho mozzicato lo squalo. 80.000 tipi di balestre, archi, fucili. I revolver perfino. Col cavolo che scappi. Adesso ti seguo io. Maledetto rompiscatole. Ti piglio anche sott'acqua, non ci sono problemi. Guarda, Ascanio cavaliere medievale armato di spada mitologica e di marchingegno volante. Salve a tutti, sono Don Gamer e bentornati su Wildlands o Islands, chiamatelo come volete, sto gioco c'è mille versioni di sto nome. E siamo di nuovo in compagnia del nostro caro buon Ascanio, che come potete vedere ha deciso di vestirsi da Indiana Jones. Anzi, in questo caso lo chiameremo Ascanio Jones. Sì, è tipo lo zio, vabbè, lo zio sfigato. E oggi dovremo visitare un tempio e presumo risolvere i suoi enigmi per arrivare alla fine. È una mappa che ho trovato direttamente creata dagli sviluppatori, quindi immergiamoci direttamente. Ascanio andrà male, voglio essere onesto con te, ciccio, eh. Ok, ed eccoci finalmente arrivati, ovviamente naufragati, perché porco cane, noi arriviamo solo in questo modo, su una nuova isola in compagnia di Ascanio Jones. Potete vedere che ci sono già dei manufatti tipo isola di Pasqua ad attenderci. Ascanio, c'è roba nel tuo inventario? Una ciolla di niente. Sei arrivato qua a mani nude. Ma porco cane, ci sono le conchiglie. Che facciamo? Ci facciamo le collanine, Ascanio? Allora, il tempio dovrebbe essere da queste parti. Ed eccolo qua, ci siamo arrivati dritti dritti. Il problema è che ho paura che se entriamo là dentro poi magari ad Ascanio viene fame e non si porta via nemmeno un tramezzino o altro. Il tempio si estenderà praticamente per tutta l'isola. È gigantesco, aspetta che non mi trovo un lupo perché sennò muoro malo. Sicuramente morirò un bel po' di volte mentre cerco di risolvere gli enigmi di questo posto. Il problema è che da queste parti non c'è cibo neanche a pagare l'oro. E vabbè, non importa. C'è del fumo che esce da lì, la cosa è altamente inquietante. Va bene, va bene. Immergiamoci direttamente all'interno e spera in ben. Ascanio incrocia tutto, anche il buco del chiulo. Buongiorno, oh mio Dio. Oh mio Dio. Beh, io non vedo niente. Fammi andare in prima persona. Buongiorno. Posso prendere tipo la torcia in qualche modo? No, non posso prenderla perché è bloccata a muro. Salve, signori. Ok, sì. Ah, si accendono quando passo. Ok, cioè, bellissima, le torce moderne con accensione quando passi. Ok, salve. Mi sa che sto finendo delle trappole. Questo coso non mi ispira molta fiducia, Ascanio, saltiamolo e voilà. C'ho la visuale che... c'ho la luminosità che va avanti e indietro. Qui ci sono sicuramente delle trappole. Vedo delle trappole anche qui, aspetta un secondo. Allora, Ascanio, fai molta attenzione. Una torcina l'abbiamo trovata intanto. Eccola qui, vediamo se possiamo tipo accenderla così. Voilà, ok, perfetto, possiamo farcela. Oh, così riusciamo a vedere cose. Allora, vedo già due cose che sparano frecce sicuramente. Quindi il coso di pirati lo apro stando di lato. E mi ha dato un accendino. Perfetto, l'accendino ci tornerà utile per accendere eventualmente le torce o altro. Vedete che non ci muoio malo. Malo, non so neanche dove sia l'accensione del coso. E un'armatura fatta di pelliccia. Oh, e qui te la facciamo subito indossare ad Ascanio Jones. Vai Ascanio, perfetto. Adesso c'ha caldo. Vabbè, indossa e non rompere le scatole. Allora, aspetta, lasciamogli la maglietta normale. Probabilmente più avanti sentirà freddo. Oh, madò, Ascanio, come andiamo qua? È pericolosissimo. Ok, vai Ascanio. Ce l'abbiamo fatta veramente. Aspetta, che non è così semplice. Dobbiamo decidere quando passare. Ah, no, il lag adesso. Ok, intanto fin qua ci siamo arrivati. Il boia di lag di sto gioco. Ah, le mummie! È una cosa incredibile. Ah, che faccio? Come la uccidiamo la mummia? Io me ne vado di qua, vediamo se la mummia viene uccisa dal coso. No, la mummia mi resiste alle frecce. Non neanche troppo. Un po' se ne perde. Ah, è pieno zeppo di mummie. Au. E sono finito in pieno su una piattaforma con gli aculei. Se sto gioco laggasse un po' di meno, scusate, non voglio essere un po' pretenzioso, ma se sto gioco mi laggasse un po' di meno, forse riesco anche a far cose, eh. Allora, ho la vaghissima impressione che ci dovremmo difendere solamente con la torcia. Ok, perché non abbiamo altre armi. Ok, adesso stiamo attenti a non pigliarci. C'è la mia tomba con Kitto Ascanio. Per fortuna che con respawn stavolta mi rilasciano avere le armi. Il resto, c'è una tomba qui. Beh, cosa ci sarà dentro? Ah, signori, buongiorno, ne possiamo parlare? Aspetta, c'è una freccia. Ah, prendiamo tutto. Se troviamo delle armi siamo praticamente a posto. Beh, c'è una lancia per terra? No, sono solamente delle frecce. Non possiamo avere altro, dannazione. Per nota fortuna le mummie non sembrano neanche troppo intelligenti. Vai, vai, pigliala. No, mummia, guardi che sono di qua, Ok, una c'è morta. Fa attenzione a Scanio che non ci moriamo malo. Riusciamo a mandare sugli spunzoni che magari si fa male. No, una volta scattati a quanto pare non fanno più danni. Ok, vediamo di pigliare anche questa che... Oi, no, non ti ribellare. Non ti ribellare che sono Ascanio Jones io, il famoso archeologo. E mi lascia degli stracci. Oh, portiamoli via della serie sistema, che ci tornano utili. Recuperiamo anche questi, casomai mi serviranno per craftare cose. Buono, adesso finalmente posso vedere cosa c'è nel gigantesco sarcofago qui. E quanto... mi fa una domanda davvero. Quanti bellissimi film di Indiana Jones ci sono là fuori? Allora, i tre canonici più il quarto. Ma di fighi direi tre, perché il quarto non è figo.
quindi dico di sì. Si è aperta. Ok, e mi ha dato un arco. Bellissima, geniali gli sviluppatori. Sviluppatori geniali, perché qua il quarto era veramente una cosa incredibile. Ok, quindi adesso c'ho anche l'arco. Fighissimo. Problema è che poi non c'ho la torcia. Questi sembrano interruttori. Mi sa che c'è una combinazione che dobbiamo fare. Il problema è che non sappiamo quale sia la combinazione. Ascanio, te non mi sa la combinazione, vero? Attenzione, dovremmo scoprirla probabilmente più avanti. E una volta che li avremo attivati, succederanno cose che spero sia il crollo della grotta. Buono! E noi proseguiamo senza un minimo di rispetto. C'è dell'acqua qui e anche una lanterna. La lanterna è cosa buona e giusta, ce la portiamo via. Ci servirà per fare luce. E quello credo sia un interruttore. Lo possiamo attivare con arco e frecce? Oh, io ci provo, non so se funzionerà. Ah, no, la freccia mi si è tipo fermata a mezz'aria. Come funziona sta cosa? Mi è tornato indietro, ma sei scemo? Sì, mi è tornato indietro, ma guarda che roba, vabbè. Andiamo avanti, facciamo finta di nulla. Oh mio Dio, mi sa che qua bisognerà andare sott'acqua. Ascanio, spero che tu mi sappia nuotare bene, ciccio, Vediamo un po', non mi pare di vedere nulla di che, quindi sì, va sott'acqua. C'è qualcosa qua sotto, aspetta un secondo. Una lanterna di Islandium. Non so nemmeno cosa sia. Non vedo molte altre cose. No, mi sa che c'era solo la lanterna da recuperare. E una chiave? Mi sembra di aver visto una chiave, sì. La chiave del sarcofago perduto. Ok. Il problema è che noi comunque l'abbiamo già aperto sarcofago. Quindi probabilmente era, per chi non sapeva quanti film di Indiana Jones ci sono, gli hanno messo la chiave. Ok, non importa, dai. Oh, aspetta un secondo. Quando ho messo il piede su questa si sono accese delle torce. Qua si spegne. Qua si accende. Qua si accende e si abbassano le piattaforme. Allora, una, due e tre. Me ne serve una quarta che non è questa. Forse sono solo queste tre. In teoria potrebbero bastarmi. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Quindi una, Ascanio, piano. No, sei scivolato, ma sei pirla. Ascanio, avanti, su. Mi fa fare brutta figura, su. Ok. Ok. Oh no, ne manca veramente una quarta effettivamente per attivare l'ultima piattaforma e andare di là. Aspetta, vediamo se può fare il furbacchione. No! Era quasi fatta. Ce l'avevo quasi fatta. Aspetta, Ascanio. Siamo così cittosi. Ascanio. No, Ascanio Jones. Vergognati di essere così cittoso. Vergognati. Ok, forse ce la faccio comunque. Facciamo finta di nulla. Facciamo finta che la quarta piattaforma fosse presente e funzionante. A posto, risolta. Ok. Torcina, ti accendi? Mi si sono rotte le torcine, a quanto pare non si accendono più. Offesissime perché ho citato. Vabbè, non importa. Proseguiamo, che potrebbe mai accadere. Oh, oh, oh. Buongiorno. Bel tempio, complimenti, Tenuto proprio bene, bene, bene. Allora, abbiamo trovato il calice d'oro. Ho paura che se caviamo il calice potrebbero accadere casini. Quindi diamo un'occhiata. Qui che mi dici di bello? Due calici per due giocatori. No, grazie, me ne basta uno. Sono molto single player in questo momento. È uscita d'emergenza. Ah, beh, giusto. Nel caso rimuovi il calice ci sono casini. Giustamente ti metto l'uscita d'emergenza. No, scusa una cosa. Un secondo. No, ci ha messo il secondo calice. Non ci credo mai nella vita. Ok, Ascanio, prendiamo il calice, ma fa attenzione. Ok, perfetto. Non sono successe cose brutte. mi piace. C'è scritto che hanno finito i massi a quanto pare. Ci hanno messo il messaggino in basso a finestra. Ci scusiamo i... firmato i vecchi costruttori. Mi dispiace, guardi. Nessun problema, faccio finta che mi stia seguendo un masso. Figo. Non sapevo potessi fare le cose che si muovono. E ora ho trovato l'uscita d'emergenza. No, vabbè. Geniale. Semplice ma geniale come mappa. Olè. E vi sono tutti felici e contenti. Dove siamo finiti, peraltro? Ascanio. Anzi, signora Ascanio Jones. Ok, e questa era la prima delle mappe create dagli sviluppatori. Ce ne ho ancora, non crediate, ce ne ho ancora. Mi domando se ci sia altro da esplorare in quest'isola. In quest'isola. Ammetto che sono curioso. Ci potrebbe essere letteralmente di tutto nascosto da queste parti. Ma che bel posticino però, Va bene, dai, passiamo ai pirati dei Caraibi. Ok, decisamente un cambio di rotta considerevole per Ascanio, Ascanio, ti sei dimenticato peraltro il costume da pirata e... sì, abbiamo pigliato in pieno un'isoletta. Dimmi che la nave torna indietro, non si sa come. Ok, forse riesco a risolvere questo problema. Abbiamo cominciato malissimo, Ascanio. Perché di quella porca, dove siamo finiti peraltro? Ok, ce la faccio, facciamo finta di nulla ma ce la faccio. Notare peraltro che cavolo di nave non mi hanno dato, Cioè, l'ho fatta già schiantare al primo colpo. Ascanio è praticamente imparentato con la...
col capitano del Titanic, se non si fosse capito, ma vabbè, dettagli. Buono, allora, vediamo di girare la nostra nave e diamo un'esplorata a quest'isola, che non so se è un'isola del tesoro, ma di sicuro è un'isola in cui potremo fare un bel po' di pirlate. No, vabbè, a parte che la nave è fatta in maniera divina, possiamo controllare anche la velocità abbassando o alzando le vele, bellissima. Posso anche lasciarla andare per conto proprio? Oh, sarebbe da fare, vediamo un po'. Vedo tipo delle navi laggiù. Ah, mi sa di sì. Ascanio, a dritta, navi a dritta, quindi tu vammi dritto, ciccio. E ora molliamo il timone. Allora, c'è qualcosa per tirare l'ancora. Non ci credo mai nella vita. Oh mio Dio, ci sono gli abiti. No, beh, gli abiti li prendo tantissimo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ci sono gli abiti anche in pelle, perfetto. Siamo quasi arrivati, vedo laggiù una nave dei pirati. E qui c'è le cose egiziani. Ma mi sa che questi costumi sono proprio un po' strani. Oi, 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 ecco la nave, ecco la nave. Ah, ci stiamo per schiantare. Abbiamo preso in pieno l'altra nave di qua, aspetta. Salgo a bordo, buongiorno. Ok, ciao nave. Ho dimenticato di tirare l'ancora. Ah, forse avrei dovuto tirare l'ancora proprio tanto tanto, Ups, mi sono dimenticato, scusate. Arrivederci. Ho trovato un cappello volante, perfetto. Fighissimo. No, vabbè, c'ho la nave con la poltrona. Quanto non sono un capitano faigo. A parte che questa nave mi sembra un attimino distrutta e andata, Sì, mi sa che sembra veramente la nave finta. Mi sa che quella era quella vera, porco cane. Però ho trovato il cappello da pirata. Ascanio, bellissimo. Vediamo di mettergli anche un attimino qualcosa di più adatto. Ti mancano i pantaloncini, Ascanio? Ma dai, ci stai abbastanza bene. Se troviamo dei pantaloncini o un costume fatto meglio da pirata di Caraibi è fatta. La nave continua, Non so dove andrà, non so se finirà. Vabbè, non importa. E ci sono curiosamente dei barilotti di dinamite che per adesso lascerei stare. Forse sarebbe meglio salire su una delle navi. Vediamo un po' se ce n'è una che posso utilizzare. Buongiorno. Ah, c'era lo squalo. Mi sono cacato. Ma ho mozzicato lo squalo. Ma come? Ho mozzicato una natica. Ah, facciamo che salgo su quest'altra nave. Aspetta, aspetta, aspetta. C'ho la barchetta a culo, ma è meglio che niente. Mi entra anche acqua. E l'altra nostra nave è tipo sparita laggiù. Aspetta, ce la faccio. Bravo ciccio, salimi a bordo. Ehi, aspetta, questa è partita tantissimo. E la madonna, e quanto è veloce la nave. Oh mio, ci sono i cannoni. Oh, ci sono i cannoni. No, 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 non mi dire che posso far fuoco con i cannoni. Mi prendo tutte le palle di cannone, come non ci fosse un domani. Vai a Ascanio, palle a go go. Voglio testare i cannoni. Allora, vediamo di metterci dentro una palla. E ora devo cercare di mirare il candelotto laggiù. Ce la faccio? Vediamo un po'. Fuoco! Ha acceso la miccia. No, aspetta, aspetta, aspetta. Manteniamo il fuoco. L'ho mancata tantissimo. Tanto abbiamo... Oh, no, no, no. L'ho pigliata invece. L'ho pigliata tanto, tanto. Arrivederci. Porco cane, ho fatto danni. Posso pigliare anche le altre? Aspetta, allora, manteniamo il tiro un pochino più alto. Vai, Ascanio, fai fuoco. Olè. Ma non le affondiamo le piccoline. Ah, peccato. Quindi adesso la nave è là sotto. No, vabbè, dopo la andiamo a recuperare eventualmente. Allora, vediamo cos'altro. Ah, sono rimasto su un'isoletta deserta. Allora, il problema è che ci sono gli squali qua. E sta cosa mi sta facendo cacare. Vediamo se quello ad arrivare arriva senza che mi mozzichino male male. Ok, sembra tutto tranquillo. Buono, buono. Avevo paura che tornasse Sharknado, E qui abbiamo trovato una maschera per pirare sott'acqua. E il costume da bagno. Oh no, Ascanio, versione Baywatch lo voglio. Fatti vedere, aspetta Ascanio, mettiti tutto. Ascanio sei praticamente il Baywatch del futuro. Con pinne e tutto. È bellissimo, ma che figata. No vabbè. E c'è, il messaggio dice che c'è una nave da qualche parte con del carico a bordo. Oh, io vado a dare un'occhiata. Va che veloce Ascanio. Va che veloce Ascanio, una roba incredibile. La Pellegrini ti fa un baffo. Perché ci sono sempre gli squali, E ci sono anche i gabbiani. Cos'è? Ciao ciccio, più un condor che un gabbiano. Ma vabbè dettagli. Aspetta, andiamo sott'acqua? Possiamo andare sott'acqua? Oh mio Dio, possiamo veramente andare sott'acqua? Non ci credo mai nella vita. Stiamo attenti. Quelli sono squali. Ho la vaga impressione che quelli siano squali. E che stiano puntando me. Facciamo finta di nulla. Con questa maschera dovrei poter tranquillamente respirare sott'acqua. Ora però dobbiamo trovare dove diavolo sia nascosta quella nave. Ok, non sono squali, non sono squali. È solamente il relitto della nave che abbiamo affondato prima noi. Credo sia quella che ho buttato io sott'acqua. C'è ancora il simbolo della X. Bellissimo. Ma immagino che non possiamo recuperare il suo prezioso carico. No, perché non si è aperta in due. È peccato. Aspetta, lo posso comunque far esplodere qua? Ah no, ok, non me lo fa esplodere perché è sott'acqua. Speravo di fregare il sistema io. E invece, vabbè, non importa. Ma dimmi te, non sapevo che in sto gioco ci fossero anche le profondità sottomarine. Quello è uno squalo. Ok, quello è uno squalo. Evitiamo di farci mozzicare. E per adesso non mi pare di vedere altro qua sotto. Buono. Buono, quindi andiamo di tornare indietro molto rapidamente. È bello che c'è tipo una fauna intera qua sotto. Guarda che roba, c'è letteralmente una fauna intera di cose che possiamo recuperare. Tipo coralli, conchiglie e altre cose per craftare oggetti. Questo gioco c'ha più materiale di crafting di Skyrim e Oblivion.
Porco cane, quei cavoli di giochi avevano 70.000 oggetti che potevi recuperare. Ma do i big furti di un tempo. Beh, quello è uno squalo. Ah, quello è uno squalo. Quello è decisamente uno squalo. Ciao ciccio. Sei bloccato sulla isola. Fregato tantissimo. Ti hanno spawnato malissimo. Mi dispiace. C'è quello che mi ha mozzicato prima, mi sa, eh. Si chiama karma, ciccio. Si chiama tanto tanto karma. Ah, questo invece non è lo squalo di prima. Questo decisamente non è lo squalo di prima. Ok, qua non mi puoi raggiungere, vero? Ti vedo un attimo. Oh, cos'è? Cos'è? Lo squalo un attimino si è messo in una posa molto imponente. Esagerato. Cagone. Ah, aiuto. No, 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 no. Corri, 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 corri. Squalo, ciao, ciao squalo. Mi puoi lasciare stare, grazie. È stata una scena abbastanza bizzarra. Non la voglio ripetere assolutamente. Ok, ok, fatemi togliere le pinne, che è diventato inquietante sta cosa. Ok, torniamo in versione Pirati dei Caraibi, che è meglio. Olè! Abbiamo un'isola tutta per noi. Cos'è sto posto? Guarda che roba, ci sono i cavalli. Oh, beh, ci sono un sacco di cappelli qua che possiamo rubare. Posso mettere il Fez. No, Ascanio col Fez. Stai malissimo, Ascanio, ma lasciamo stare. Oh, finalmente c'ho la maglietta da pirata. Aspetta, 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 c'ho la maglietta da pirata. E quindi ovviamente adesso ci abbiamo anche il cappello. Perfetto. Ascanio, più che un pirata, sembri un pirlone, ma vabbè. Guarda i cappelli che ci sono. Ma vabbè. E questo cos'è? Il distruggitore? Oh mio Dio, abbiamo un'arma che ci permette di distruggere qualunque cosa. Mettetela nelle mie mani ed è praticamente finita. Quindi sono appunto contro qual... Oh, distrugge letteralmente le cose. Ok. Questa non me l'aspetto. Questa è una catapulta. Possiamo lanciare le cose con la catapulta. No, vabbè. Troppe cose assieme. Gioco troppe cose assieme. Ah, quindi se non mi piacciono gli alberi li posso abbattere. Oh! Con quanta rapidità, peraltro. Ciao, cavallino goloso. Vabbè, non speriamo i cavallini golosi, poverini. Vediamo un po', li possiamo far uscire? Ciao, vieni con noi. Vieni con me, ti porterò lontano. Non come il tuo cugino dello scorso episodio, che mi ha disarcionato e ucciso malissimo. Ci è rimasto come un povero pila. Questo lo possiamo cavalcare? Sì, lo possiamo cavalcare tranquillamente. Vai, cavallino goloso, vai. Posso fare addirittura le gare sulla spiaggia. Quanto è grande sto posto? Vedo trappole elettriche laggiù. Ci sono i portali. Spero che non faccio schiantare il cavolo di cavallino. Salta! Oh mio Dio, ma è pieno zeppo di roba. C'è un finto castello che posso distruggere. No, 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 vabbè. E c'è... cos'è? Un labirinto. Vedo labirinti laggiù. Oh mio Dio, aspetta, aspetta, aspetta. Piano, piano, piano. Posso sparare anche l'annichilitore al cavallino. Visto niente, è successo niente. Non denunciatemi al WWF. Allora, qui abbiamo le mummie di prima. E possiamo creare una trappola elettrica per ucciderli tutti. Però manca un pezzo. Vediamo un po', c'è sto qua che è l'energy linker, che servirà a collegare i nodi energetici. Ah, è vero, perché c'è quello lì che probabilmente emette le onde elettriche. E questa che è la sorgente. Quindi possiamo creare dei collegamenti in qualche modo. Allora, prendiamolo, vediamo un po'. Posso collegare questo a questo, a questo e a questo qui. Ok. E in teoria quando tiro la leva, dovrebbe partire. Sì, è partito. Ui, sta fulminando le mummie in effetti. Ogni volta che le mummie si avvicinano a qualcosa si pigliano la 220. O anche anche più di 220, direi. Possiamo farci le trappole elettriche, ma no. Incredibile, guarda che roba. Oh, le sto facendo fuori, ridendo e scherzando. Vai, tranquillo. Au, mi sono preso anch'io la corrente elettrica, mi sono fatto malissimo. Vabbè, l'importante è che funzioni. Funziona anche tanto tanto bene, buono. Vediamo cos'altro ad offrire su quest'isola, anche se mi sta salendo il nebbione. Aiuto, non vedo più niente. Allora, là c'è un portale, ma ci andiamo dopo. Qua c'è una caverna. Oh, aspetta che intanto la torcia da accendere ce l'ho. E me l'accenda cortesemente, così vediamo qualcosa. Mi ricorda un po' la mappa di prima con Indiana Jones. Oh, aspetta, qua ci sono i cose che ti sparano. Ma se ci metti i piedi sopra mi spara? Oh, 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 oh. Ok. Evitiamo di mettere i nostri piedini sulle pietruzze. Piano, qua c'è una leva, vediamo un po'. Tira la leva, si apre la porta. No, vabbè, non mi spegnere le luci. E voilà. Ok, Ascanio passa. Perfetto, c'ho paura. Abbiamo trovato i sarcofagi. Ma dimmi te. E delle statue parzialmente distrutte. Oh, abbiamo dovuto trovare anche le mummie. Oh mio Dio, ci sono proprio i simboli e tutto. No, aspetta, è un contenitore. Ladro, solo quelli che conoscono il mio vero nome sono degni dei miei doni. I Annetolos. Annetolos? Non era Tutankhamon? Oh, però non mi ricordo come si chiama Tutankhamon. Si scrive così, Tutankhamon? Credo. Ah, sbagliato, ma come, non mi ricordo. Annetolos. Oh, vabbè, non mi ricordo i nomi fagli dei cavoli di faraoni. Ma guarda che roba, c'è lo scettro del faraone. Aspetta, posso anche accendere la candela, davvero, aspetta, accendiamo anche la candela. E voilà, così possiamo fare un po' più di luce. No, vabbè, le sorgenti di luce dinamiche non lo sapevo, va, che spettacolo. Così riusciamo a vedere qualcosa. E ci sono anche le spade egiziane. Vabbè, che tagli la ciula alla velocità della luce. Ma dimmi te, ci sono i lingotti d'oro. No, vabbè.
è andata meglio ad Ascanio che ad Ascanio Jones, onestamente. Sono tutta una famiglia in cui si chiamano praticamente tutti Ascanio, eh. Però queste sono state già depredate. E mi domando se c'è qualcosa al di là di queste pareti. Questo sembra tipo un pulsante. E niente, però ti sire un po' di nomi, ma proprio non mi viene in mente niente. Ah, ma porco cane, aspetta che mi mangio intanto un cavolo di melone del deserto. Niente da fare, rimanderemo dopo l'esplorazione di sto posto. Allora, vediamo un po' sto cavolo di portale dove ci può... Oh, ma do! Ok, sono un po' più in alto rispetto a dove mi trovavo prima. Porco cane, da questo si gode una vista decisamente molto differente. Posso fare anche un bel tuffo, vediamo un po'. Oh, no, tu sei il coso volante? Oh mio Dio, posso volare? Mi fa volare? Oh sì. Oh, posso volare, wii! Oh mio Dio, non ci credo. Posso volare, ma che figata assurda. Aspetta, così posso anche... Aiuto! Ok, precipitare. Mio Dio! Mi domando se effettivamente il nome del faraone sia nascosto da qualche parte. Ehi, qua c'è una specie di diga piena di candelotti di dinamite. Aspetta un secondo. Ne possiamo parlare col cannoncione? Col fucile! No, il fucile lo voglio tantissimo. Posso sparare i candelotti di dinamite e fanno cosare tutta l'acqua. Aspetta, l'acqua è dinamica in sto gioco, non lo sapevo. Ma lo possiamo testare. Allora, posso prendere di mira il candelotto di... il barilotto e fare boom. Porca boia, che pacca! E a quanto pare sì. L'acqua in sto gioco è dinamica. Oh, ok, l'acqua che riceve altra acqua non la gradisce più di tanto. Mob dettagli. Bravo Arnaldo, mangiati un altro po' di melone. Ma beh, sto cosa di una praticità incredibile. Mi piace che c'è il coso per medico, perché sicuramente mi farò male. Questo è poco ma sicuro. Aspetta, vediamo se troviamo altre cose. Un ombrello. Perché c'è l'ombrello? Non mi dire che con l'ombrello possiamo planare. No, dopo dobbiamo testare cose. Sì, c'è... c'è proprio la barella, perché mi posso sedere e rimettere un attimino. E con la bottiglia sotto sopra hanno fatto la flebo. Ma non ci credo mai nella vita. Qui abbiamo un kit per riparare le cose che ci portiamo via. Le pozioni di salute, queste te le ciulo tutte volentieri. Ottimo, ottimo. E mi piace come tutti gli abitanti di sto posto sono praticamente dei cartonati. Vabbè, oh, i cartonati posso letteralmente ciulare di tutto. Mio Dio, aspetta, no. La catapulta va testata. Allora, il cannone l'abbiamo testato, però mi prendo tutti i barilotti qui e ci divertiamo anche a lanciare questa. Non ho più limite di spazio nell'inventario. Vabbè, dettagli. Allora, ci mettiamo il barilotto e adesso in teoria dovremmo poter sparare. Fuoco! Buono, credo. Che pacca! Oh mio Dio, ho tirato giù un albero. Ah, non volevo. È stato un incidente, giuro. Aspetta, no, fammela ricaricare di nuovo. Posso pigliare anche il cavallino goloso? Aspetta, che ho mancato però il castello laggiù. Proviamo a fare un tiro un po' più lungo. Forse piglio il castello. No, ho scavato ancora un po' più in basso. Oh, poco male, non mi mancano i barilotti di dinamite qua, ok? Tiro decisamente migliore. Ok, adesso l'abbiamo preso. Cavallino, io mi leverei di lì, Stai per fare una pirlatta, se no, vabbè, non posso pigliare il cavallo in teoria. Oh, cavallo, ti ho mancato di poco. Ecco, cavallo, ho detto meglio se mi levo dalla ciolla. Bravo cavallino, hai capito il volo. Oh, sta calando il sole però. No, che di notte non mi piace sto posto. Allora, aspetta, faccio un ultimo tiro. Vediamo se riesco a prendere ancora una volta il castello. E... bellissimo. Bellissimo. Ok, ho rinviato la partita, così è arrivato subito il giorno. Sono un furbacchione. Ho perso ovviamente tutto quello che avevo raccattato, ma lo ritroviamo molto in fretta. Buongiorno. Oh, ma mi accoglievano proprio quel Oddio, un coccolo berrei adesso. Bellissimo, non avevo visitato all'inizio questo posto. Ero partito dritto con la nave. Tanti saluti. Cos'è? Posso... il tavoli alchemici. Possiamo farci le pozioncine. Ma non ci credo mai nella vita. Non le avevo ancora studiate queste nel gioco. Ok. E il gioco ti dimostra che ci sono anche i biomi freddi. Sì, in effetti ho visto che c'erano anche mappe ghiacciate. Il terraformer. Cos'è? Questo non me l'avevano dato. Posso terraformare il terreno. Sì, con meno lag, dimmelo. Aspetta un po', vediamo un po'. Ci clicco, Sì, guarda che roba. Posso far crescere il terreno. Figo. E così invece lo posso invece rimuovere in modo tale da scavarlo. Pratico, ti puoi fare... in 10 secondi praticamente ti scavi le gallerie. Ma dai. Gioco, mi stai dando degli strumenti pericolosi però, Se mi date così tanto potere io ve lo distruggo in 10 secondi sto mondo. Allora, vediamo cos'altro mi ero perso. Ok, questo me l'ero perso tantissimo. 80.000 tipi di balestre, archi, fucili. I revolver perfino. Ma mi prendi in giro? Che è sta roba? Ma la cosa potrebbe diventare molto violenta. C'erano anche le munizioni? Sì, ci sono i proiettili. I proiettili per il fucile. Oh, oh mio Dio, c'è tantissima roba. Ci sono le bombe a mano. Oh no.
Oh, no, 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 non va bene. Non va per niente bene se mi date tutto sto potere. Ora posso sparare. No, ne ho fatto tipo saloon. Ma no, dai. Con le sagome. Non ci credo mai nella vita. Bellissimo. Troppo bello. Ui, ho distrutto la lanterna, non me l'aspettavo. Fighissimo col fucile. A parte che c'erano, come avete visto, 8022 armi. No, beh, dammi anche un revolverino che lo voglio molto volentieri. In prima persona fanno decisamente molto più scene. Anche le balestre fighe. Non so cosa scegliere. Questo è un revolver a doppia canna. Ui, ui, serissimo lui. Serissimo lui, va che figata. E vabbè, e vabbè. Ok, ok, ha provato tantissimo. Dell'un gamer a prova. Ciao gabbiano, riesco a prendere il gabbiano. Vediamo un po', non lo so, provo, ma con la mira di... Ho preso il gabbiano, forte sega. Ho preso il gabbiano. Domanda necessariamente stupida. Se sparo tutto quel popò di dinamite che... E lì faccio un buco incredibile. Quanto incredibile? E beh dai, non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare. Ah, e le palline sono cadute. È tutto a fisica in sto cavolo di gioco. Faigo. Peccato a recuperare le potentine, che sappiamo tutti che mi farò male molto in fretta. Molto, ma molto in fretta. Spero che ieri sera, gironzolando, ho visto che c'era una specie di roba qua sopra. Cos'è? Sembra un cubo da cui esce qualcosa. Ed è esattamente sopra la cosa del faraone. È un cubo bizzarro. Cosa sei tu? Il cubo del creatore. Oh mio Dio, se ho capito bene, il cubo del creatore mi permette di creare qualunque oggetto nella mappa, ovviamente partendo dai cubi stessi. Figo, 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 figo. Sto effettivamente per creare tutte queste strane strutture. Ma no. Aspetta un attimo, posso distruggere l'intera nave? Questa era la nave che avevamo prima. Non so se in teoria la possiamo affondare in qualche modo. Sarei tentato di provare. Se trovo altri barilotti di dinamite, oltre a quelli che ho distrutto prima, una prova veloce, veloce. Ce la faccio? Aspetta, forse posso rimuovere i cosi direttamente da qui e rimetterci anche un po' di dinamite. Che cosa buona e giusta. Rubo tutti i vari cosi. Altro che diga. Vabbè dai, un'esplosione leggera, leggera. Olè! È sempre un piacere vedere la fisica al lavoro sui videogiochi. E da qua su evito anche che gli squali mi mangino il chiurlo. Anche se detto con quella cavolo di tutta la sommozzatore eravamo praticamente indistruttibili. Ok, adesso gli piazzo qualcosa. Via, 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 via. Vediamo un po'. Oh, non esploso. Ok, esploso. Però non è sufficiente a far affondare la nave, mi sa. Dovremmo mettere in posizioni probabilmente più tattiche. Gliene metto più di uno. Vediamo un po' se adesso non mi esplodi. Ok, via, 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 via di qua. Ah, porco cane, l'esplosione me l'ha preso in pieno. Via di qua. E ancora la nave mi resiste. Maledetti. Le costruivano per resistere, ste cavolo di nave. Ciao, squalo. Tu sei lo squalo di prima. Maledetto squalo rompisca. Ehi, no, che scappi. Col cavolo che scappi. Adesso ti seguo io. Maledetto rompiscatole. Ti piglio anche sott'acqua, non ci sono problemi. Porca di quella porca. Vieni qua. Vieni qua, aspetta, aspetta. Se atterro qua, lo squalo penserà di essere più furbo di me. Eccolo là. E ti faccio fuori con... Micchia, si è smaterializzato completamente. Mi lascerà solamente un po' di carne di squalo. Sì, proprio carne di pesce e basta. Sono rimasto malissimo. Scusate l'ignoranza, io dovrei avere dei candelotti di dinamite con me. Guarda caso. Se li lanciamo contro qui, magari scopriamo cosa c'è dietro. Ok, vai. Via, 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 via. Vediamo un po', per non far troppi danni. Ui, secondo me non c'era niente tipo dietro, Occhio, per sicurezza facciamo esplodere anche di qua. Non c'era nessun segreto nascosto qui. Quindi effettivamente il tesoro è tutto qua dentro. Se solo sapessi il nome. Oh ragazzi, se nei commenti vi viene in mente qualcosa fatemi sapere. Dannazione, non mi viene in mente quale possa essere. Ammetto, sono molto ignorante di storia dell'Egitto. E ora non ci resta che questo labirinto, che secondo me non lo completeremo mai nella vita. Caso mai ci do giusto un'occhiata veloce veloce. Aspettate che tolgo sto coso perché è tipo gigantesco. Ok, diamo giusto un'occhiata. C'è una porta lì che è sicuramente chiusa. E di qua, oh, trappole. Beh, io che evito le tra... Ah, ecco, appena detto. E beh, qua c'è anche un cubo. C'è un cubo giocattolo. Aspetta che me lo porto via, si sa mai. Ora, vediamo se può evitare le trappole. Perfetto. Tiro la leva, che presumo mi abbia aperto quella porta di metallo che c'era dall'altro lato. Ok. Vedo anche dei portali attraverso qua. Vediamo un po'. Ok, portale numero uno. Dove mi porta? Ah, ho trovato una spada egizia. Ok, benissimo, riportami indietro. Perché mi metti dubbi? Vado di qua. Ah! Ok, non dovevo andare di qua. Non dovevo andare decisamente di qua. Olè. Aspetta che allora vado dall'altra parte. Andiamo di qui stavolta. Oh, ho trovato un'armatura antica. Fighissima. L'armatura in metallo. Posso fare il piccolo cavaliere medievale.
Vabbè, serissimo, eh. Aspetta che mi equipaggio anche la spada, dov'era? A parte che voglio dire, posso fare il cavaliere medievale armato di doppio revolver. Cioè, più cazzotto di così. E abbiamo un cubo giocattolo rosso. Ok, questo mi deve riportare indietro. Sì, buono, la prima l'abbiamo risolto. Secondo, mi ha riportato all'entrata. Ma porca di quella porca, mi ha riportato all'entrata. Terzo portale. Y4-2L-5O-3H-1G. Cosa vuoi dalla mia vita? Oh, non mi dire che serve una password per sta porta. Qual è la password? 1234, come i cavoli di codici culo. Lo so che non è quella giusta. Quindi, vediamo l'ultima serie qua. Dove sono finito? Ho trovato la chiave del labirinto. Vabbè, forse la chiave mi permette di non dover utilizzare la porta. Vediamo un po'. E mi ha riportato qua. Ok. Vediamo un po' se con la chiave posso sbloccarla. No, non è fatta per sta porta. Ah, dannazione, serve veramente la password. Ah, aspetta, è molto più semplice, sono le lettere da mettere in ordine. G-L-H-J-O. G-L-H-J-O. E questa è la password, è così semplice? Vediamo un po' se ci ho azzeccato, dico di sì. Aprila. Ah, era semplicissima, vabbè, me la sono andata a complicare io. Abbiamo una pozione della vitalità. Beh, non è che c'ho tipo i combattimenti. Ho paura. Chiusa chiave, qua possiamo usare la chiave. E ora l'apriamo. Ah, sì, era per questa la chiave, perfetto. Apriti sedano. Ok, non sesamo. Ehi, vedo le mummie. Vedo le mummie. Guardate che c'ho il revolver, sono un cavaliere medievale armato di revolver. No, quella cosa della quanto pare è una protezione laser. Allora, il cubo giallo lo mettiamo qui, perché più blu più giallo uguale verde, credo. E poi ho un cubo rosso. Equipaggia e me lo metti da quest'altro lato. Ah, ecco le mummie, ecco le mummie. No, no, grazie, no, non compro nulla. Guardate che sono incacchiato con la vita. Buona. Le mummie risuonano bene. Ah, i revolver. Chi l'avrebbe mai detto? Aspetta. Cerchiamo di non farci sopraffare. Dannazione, sono un cavaliere medievale barra indiana. Anzi, Ascanio Jones incacchiato con la vita. Boni, non potevo prendere il fucile io, no? Le dette mummie. Ok, perfetto. Dovremmo aver sconfitto. Ah, non ho sconfitto tutte le mummie. Non ho decisamente sconfitto tutte le mummie. Maledette. Ok. Dovrebbero esserci cadute tutte. Siamo a posto, ho raggiunto la fine. Dimmi di sì. Credo di sì. Che spada fighissima non è questa? No, scusa un secondo. È bellissima. Vabbè. Con questo spacco sono richiurli a tutti. Ok, tira la leva. E mi apre la porta dietro. Ma dimmi se tutto questo per ottenere la spada che utilizzando la... il coso volante avrei potuto recuperare la velocità della luce. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Buono, dai. Direi che queste mappe sono veramente carinissime, una cosa incredibile. Non mi aspettavo che fossero così divertenti. Sono state create direttamente dagli sviluppatori e dimostrano veramente le potenzialità di questo gioco. Ma dai, guardalo. Ascanio cavaliere medievale armato di spada mitologica e di marchingegno volante. Buono, ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che testiamo qualche altra mappa della community. Ma io direi che anche questo secondo episodio di Islands o Wildlands è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete, a crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!